aiuto, aiuto. Questo fa male! Mi hanno girato! Hostiles coming in from the sides! Che casino è successo? Allora, è morto il lanciere, eh? È molto esplosivo questo attacco, pensavo fosse... Portatemi a casa, vi prego! Abbiamo un impanicato, aiuto, vai. Un impanicato che però mi uccide Marco, un ottimo. Questo è frenetico, questo se ne viene qua e mi tira un colpo corpo a corpo. No? Cosa fai? Au! Mi ha già ucciso uno psionico. Prima missione, eh. Il sectopod è ancora mio? Meno quello, ditemi che è ancora mio. Che intensa questa battaglia! Au. Qua siamo ancora al massimo dell'energia, quindi... Non mi sento tanto bene! Circuiti ostruzionati, gli facciamo un po' di danno di con l'inferno, pare. Cioè, l'altro che ha marchiato il set, ok. Prova a sparare al set. Ok, abbiamo perso un'unità, già. Ma. Allora, 81% di bloccare il sectopod. Il sectopod è mio, quindi. Vero? Ancora mio. Sì, è ancora mio, perfetto. Quindi posso usarlo per far fuori un po' di gente qua. Il mech non ha fatto nulla, a quanto pare. Spariamo al mech. Che danno di armatura e spariamo di nuovo al mech. Devo ricaricare anche, quindi campo fulmineo. Ah ok, se qualcuno gli viene addosso fa direi che puoi muoverti, non so per quanto tempo ce l'avrò ancora tra l'altro. O ricarico adesso, oppure mi muovo e sparo, così lui comunque deve ricaricare, oppure sparo e faccio il campo fulmineo, distruggiamo il mech. E facciamo, prepariamo il cannone. Se proprio deve, prepariamo il cannone alla faccia della distanza, prepariamo il cannone che becchi qua. Quindi si punta lì, ma alla fine becca molto più lontano. Ok, adesso pensiamo a questi due. Uno è morto. Abbiamo 1 e 2, quindi Leone c'ha un 81 sul sectopod, un 45 sull'ufficiale e un 39 su lui, però c'ha anche il lanciaraggi. Lanciaraggi che può usare eventualmente qua in fondo, eventualmente qua. Direi che usi il lanciaraggi qua. Via il razzo! Gli fai 6 danni e lo tiriamo via da lì. Tu hai bisogno di colpire l'arco che hai davanti. L'ho ucciso, mi ha fatto 10 danni. Bro è a fuoco. Thomas Tank, Giorgio e basta. Giorgio c'ha un 100% di beccare lui, un 100% di beccare lui, un 100% di beccare l'Arcon. 80% di vita, direi che vai di 100%
contro l'Arcon. Uccide uno degli Arcon. Tanti saluti. Sai, morte dall'alto anche, e puoi sparare di nuovo. Quindi mi spari a questo Arcon. Morte dall'alto, grazie. Bersaglio neutralizzato. E avete visto come ha guardato Leone e gli ha detto, è così che si fa. È chiaramente che è stata così la vicenda. E poi abbiamo giullare. E abbiamo protocollo di controllo, è una cosa che posso fare più volte a quanto pare, quindi posso farla tra due turni. E potrei provare a ricontrollare lui. Quanta gente è rimasta? Allora, qua abbiamo ucciso tutti e tre loro, abbiamo ucciso i due lancieri e abbiamo ucciso i due vipere, quindi siamo a posto. Qua erano sei soldati, ne sono rimasti uno, due e basta, oltre all'ufficiale. Mac è andato, questo è uno dei soldati in rinforzo, mi sa che gli altri sono finiti. Quindi adesso puoi trasportare lui, trasportare unità, chi? Trasportare lui? Un 42% di beccare lui, però devi metterti in copertura, metti qua. Puoi trasportare un morto? Beh, direi che tu vai di questo. Mi sa che mi sono messo. Spero di non essere messo nella zona. Infatti abbiamo una posizione tenuta per tank. Spero di non essere rimesso nella zona di questo. Sembra di no. Spero tanto. E tu hai la possibilità di lanciare una granata. Dov'è l'altro? Uno è qua. Potresti lanciarle direttamente su di loro. Per lanciare razzo. Quindi ti faccio venire nell'unica parte. Ok. Questa parte di edificio è, c'è una grondaia che regge tutto quanto. Okay. Abbiamo fatto esplodere quasi tutto questo edificio, quindi c'è solo la grondaia che tiene sotto questo tipo. Quindi giullare, vieni qua sopra. Mi muovo. E uso il lanciarazzi per beccare loro. Non importa che è anche un po' convinto. Beccatevi questo! Ok, abbiamo distrutto l'armatura del Sectopod stesso, ma vediamo così. Violazione, ancora violato, ottimo. E se non si sposta questo lanciere è morto. Qua abbiamo. No, però mi sa che mi uccidono adesso perché non c'ho tantissima energia per Sectopod. Qua abbiamo un ufficiale e questo è un altro. Questo è un soldato che però si è scoperto tantissimo. Bravo, usa la tua spadina. Usa la tua spadina, boom! E voglio. Dove è finito il corpo? È qua? Ok, pensavo fosse tipo volato dall'altra parte dello schermo. Però praticamente è stata così la situazione. È ancora nostro il Sectopod? Certo che è ancora nostro. Tu ricarichi. E la possibilità di sparare 5-60. Non è che sia proprio altissimo, però fa bene. Sono 10 danni. Ok, adesso siamo messi bene, anche se purtroppo abbiamo perso un'unità. Poi un 71 e un 63 e un 51. Vai di 63, cos'è l'altro? È occhio di falco. Apre il fuoco, il primo nemico si muove nella linea di tiro entro la portata visuale della squadra. Apre il fuoco contro il nemico che si muove. Che figata! Bello, però preferisco provare un 63 per ora. Vai Leone, credo in te. Ti
Muove ancora. Giorgio, fai vedere un po' come si fa. Giustiziato, mi sa. Nemico, esatto, a terra. Giustiziato, neanche fatto danno. Tra l'altro ha morte dall'alto, che adesso vabbè non può attaccare con l'altra arma. Puoi muoverti qua e recuperare questo eventualmente. Però tipo giullare adesso non può muoversi da qua, no? Deve scendere se vuole fare qualcosa. Non riusciamo a vedere il tizio intorno. Lo vedi tu, ma lo vedi con visuale di squadra, perché c'è quell'altro là davanti. Quindi tu ce la fai a vederlo? No, devi venire qua davanti per vederlo. E quindi in teoria tu dovresti riuscire a vederlo da qua. Sei una casella troppo lontano. E fuoco in corsa. Ah, dobbiamo lanciare. Non riesce ad andare più avanti di così, eh? Lanciarazzi qua ce l'ha portata a massimo, non so. La granata frammentazione arriva fin qua. Quindi ti puoi muovere più avanti che puoi e provare a lanciare la granata frammentazione. No problem, boss. Vediamo. Ok, colpisce solo lui. Però facciamolo sto punto. Abbiamo quasi distrutto il salto per lo stesso. Danni in Septopod, abbiamo aperto ancora un po' di muri, quindi forse abbiamo buone possibilità di colpire il resto. Però sembrerebbe una casella troppo distante. Qua lo vedi, non c'è una casella che permette di colpire. Però puoi fare il protocollo da combattimento, fargli 4 danni. Ok, dai che ce l'abbiamo quasi fatta. E se adesso riusciamo ad arrivare con questo, usiamo entrambi. Ce la fai? Sembrava che potessi farcela. Non ce la fai perché non hai, perché sei troppo alto, praticamente, no? Ah no, perché sei troppo distante, perché a quanto pare non va neanche qua. Però posso muoverti. Posso muoverti. Qui? Di quante caselle parliamo? Parliamo di una, due, tre, quattro, cinque caselle. Devo muoverti almeno 4 caselle in avanti. E qua per me va bene, essere più che abbastanza. 1, 2, 3, 4, 5 dovrebbe essere probabilmente giusto. Ah no, plenty. Vai qua, conferma. Fuoco! E il setto poi è morto. Lena sono 5, stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Allora, complimentone. Lena sono 5, stato confermato. Missione compiuta. Non è stata facile, perché i 14 alieni li avevamo tutti insieme. Purtroppo abbiamo perso un'unità. È un'unità nuova, lo so. Mi dispiace, la sfortuna per Selenis è un sacrificio che c'è dovuto essere, purtroppo. Avevi scritto una bellissima storia, tra l'altro, che andrò a mettere nell'epitafio. A fine serie farò anche un riepilogo un po' delle cose, perché mi avete scritto veramente dei commenti bellissimi e non voglio mandarli sprecati. Quindi anche se siete durati un episodio solo, sappiate che siete stati importanti e ve lo dirò. Tra l'altro Sectopod è quello che è stato più sotto tiro e ha ricevuto più danni, ovviamente.
quindi bene bene bene, siamo tornati in 6, purtroppo abbiamo perso un'unità. Tra l'altro notare come Leone credo fosse quello che non era, o forse uno di loro non era il settimo, che adesso è stato rimescolato qua dentro, ma va bene così, abbiamo perso un'unità ma ne troveremo un'altra. Abbiamo ancora molto da esplorare per quanto riguarda gli psionici. Non mi piacciono le prime abilità, sinceramente, se devo essere sincero, però abbiamo possibilità di fare cose. Abbiamo deceduto il nostro accolito Derfens, abbiamo tutti feriti gravemente, tranne Giullare qui, no? Che se ne sta bello bello tranquillo. Abbiamo Frank Dempsey, che è diventato il capitano Dempsey, a cui possiamo dare il colpo a catena, devo dire che è buono, ma non l'abbiamo ancora provato bene. E tra l'altro il colpo a catena ce l'ha un salto, che effettivamente è una cosa molto OP, avere una, cioè è molto random, diciamo, questa cosa dell'avere il colpo a catena, perché viene fuori dalla squadra, dalla scuola bellica. Però colpo a catena su un assalto è fortissimo, perché possiamo muoverci con il fuoco in corsa e poi fare un doppio colpo, quindi molto molto bene. Due granate e una casella in più, un raggio in più, e infliggono due danni, che è il perché abbiamo fatto meno danni rispetto a quelli che di solito fa Lady Boom. Andiamo di colpo a catena per fare più punto dentro lo grafico, demolizione, shredder, direi che di sì, quindi andiamo con... Lui dice di no, ma io dico di sì. Lui dice di no perché c'ha la testa a mezza rotta. Come uccisioni, 33 uccisioni, il nostro maggiore spy. Complimentoni, per essere il secondo scelto, diciamo, dei cecchini sei molto molto forte, perché ricordiamo che il nostro primo scelto era Matt Cilori, che ci ha dato un bel po' di tempo fa. Abbiamo recuperato un paio di cose nuove, che sono un mirino superiore e un grilletto sensibile, quindi le armi le potenzierò ancora di più, un bel po' di cadaveri e 35 riserve. Comandante. E abbiamo sventato l'evento oscuro infestazione, in più abbiamo Dieter Bauer come ingegnere. Abbiamo un soldato scosso, abbiamo un nuovo staff che possiamo utilizzare in una di queste cose, ce ne sono tantissime. Vediamo dove possiamo utilizzarlo al momento. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e abbiamo adesso il quinto ingegnere. Possiamo usarlo per la bobina, possiamo usarlo qui, che diminuisce i tempi di guarigione, aumenta il tasso di guarigione dei soldati. Direi di sì, perché abbiamo bisogno di più soldati, quindi lo mettiamo qua a dare una mano. Ah, guardate qua, DF, qua dietro c'è Lapo, qua c'è Gerulfin, qua c'è qua dietro c'è Michelon, qua c'è... chi è quello? Chi è questo? Con la maschera? Non riesco a capire chi sia. E qua abbiamo Watchtower, no, non è Watchtower, Gabe Green. Dimentico sempre il nome, mi viene sempre Gabe Green, ma non è Gabe Green. Dimentico sempre il nome di del suo Salve comandante. Che è... adesso andiamo da Anthony Green. Ok. Missione tosta. L'episodio è quasi un'ora, quindi lo spezzerò sicuramente in due episodi. E vi dico, lo spezzo in due perché proprio non riesco a caricarlo. Energia dell'Avenger. Sì. Andiamo a fare questa cosa qua. Nuova rotta per l'Avenger. Andiamo a fare questa cosa qua, abbiamo bisogno di più energia effettivamente per le cose, abbiamo 51 riserve, con 51 riserve potevamo fare già qualcosa, no? Vediamo un attimo cosa abbiamo le... Cosa posso fare per lei? Il Gremlin costa 75, potendo una placca, avevamo qualcosa nel reparto strumentale forse? Ah, possiamo fare un macello di roba adesso qua. Abbiamo 50 riserve per fare un'altra tuta. Arma sperimentale potenziata. Arma pesante sperimentale e arma sperimentale potenziata. Posso fare questa. Proiettili sperimentali. Direi che possiamo provare a fare un'arma sperimentale potenziata. Non ho idea di cosa. Ci mettiamo subito al lavoro, comandante. Le farò sapere appena completiamo il progetto. Per il resto lasciamo così, perché queste sono tutte cose magnetiche. Ed è solo quella praticamente. Solo la granata al plasma è ancora più figata e basta, e la tuta avrei eventualmente, ma
Per adesso va bene così con questa cosa qua. Potrei mettere un ingegnere qua anche a proposito. Questo ingegnere è per il tasso di guarigione, questo è lo stato di addestramento e al momento non c'è nessuno in addestramento perché c'era appunto dato che è morto. Intanto mettiamo un operatore psionico in addestramento. Sarà la prossima recluta sacrificale. I psionici in questa serie verranno trattati probabilmente come reclute sacrificali fin quando non imparo a utilizzarli. E quindi torniamo sulla mappa a finire ad aspettare per la prossima missione. Quindi intanto abbiamo l'autopsia. Emerald Knight è tornato, DF è tornato, qua abbiamo l'UFO che abbiamo avanti indietro, che ci fa perdere tempo. Queste scoperte saranno cruciali per i nostri sforzi. Amplificatore psionico gli... Comincio a sospettare che l'aspetto singolare di questa creatura sia collegato in qualche modo alle sue notevoli doti psioniche. Che è l'amplificatore. Le azioni degli alieni hanno sempre una ragione precisa, per quanto distorta. Questo. Prevedo moltissime applicazioni per questa tecnologia. E così possiamo fare un'altra. Le farò avere un rapporto non appena completeremo la ricerca. Quindi adesso qua c'è, in due giorni abbiamo l'addestramento psionico. Alla scuola di guerriglia. Cerca di soldato, destra del reclute, acquista potenziamento. Ah, eccolo qua. Oh, finalmente l'ho trovato, che non lo stavo trovando, probabilmente me lo direte negli episodi o qualcosa del genere. Possiamo acquistare il potenziamento per addestrare i soldati con le abilità da capo. Non abbiamo energia per farlo, ma adesso ce l'avremo tra poco. Però aggiungere una postazione dove i soldati di grado sergente superiore possono prendere le speciali abilità da capi. Se ti sono fatta per alcune gravi emergenze, puoi avere solo un capo in missione, quindi scegli con cura chi promuovere, perché non potrai inserire il soldato in squadra con un altro capo. Quindi abbiamo questa cosa del leader che viene fuori da Long War, che è stata aggiunta a questa cosa. È un'altra delle cose mod che sono state aggiunte. Intercettazione imminente. Impostazione rotta per il Cile. Aiuto. Non mi becchi. Non mi becchi. Becchi. Ok. Aiuto. Nuova rotta per l'Avenger. Basta, maledetto. Siamo il 24 settembre 2035. Siamo 20 anni dopo. Siamo più o meno al pari, però 20 anni dopo rispetto a dove eravamo prima. Abbiamo ispirazione. E continuiamo l'addestramento. Follia, miccia o squadra. Ah, quindi sono sempre diverse queste cose. Aha. Quindi abbiamo sempre a squarcio nel vuoto, ma adesso abbiamo follia e miccia. Se il nemico trasporta gli esplosivi, l'operatore psionico fa l'esplodere a distanza. Che figata. Attacco telepatico debilitante. No. Miccia. Sì. Quindi possiamo potenziare per prendere altra gente, però per adesso va bene così. E quindi qua c'è il nostro soldato, quindi andiamo di nuovo qua, andiamo di continuare ancora un po' vedendo l'Avenger. Abbiamo un raid prima del tempo. Mac pesante, soldato Archon Codex Ectopod. Questa è relativamente facile, a parte Ectopod sono ormai facili come personaggi. E sono tecnologie, quindi andiamo a farlo. Impostazione. Mi è venuto l'accento genovese, forse di parlare con l'Indiebang. Ok, quindi riempimento automatico. Bam. Abbiamo Knight, abbiamo DF, abbiamo tutta gente già vista. A parte. Dai, più o meno già vista. Quasi tutti a parte il soldato Grana. E Farouk Grana, che praticamente c'è. Avremo un ranger qui e un ranger là. Uno, due, tre specialisti, due granatieri, manca il cecchino. Ah, il soldato Leo. Ah, questo è un altro Leo. Questo è Giulio Leo. Come si vuole? Forse è meglio portare a sto punto Luca Gatta, l'esordio di Luca Gatta. E abbiamo ancora abbiamo ancora Jim Buster e Matthew che devono sono appunto due di voi. Direi di portare Luca Gatta almeno. E abbiamo granatiere, specialista, ranger specialista, tre specialisti e un ranger. Forse
Però i tre specialisti sono tutti quanti tre più buoni. Però se portassi un secondo granatiere, quindi portiamo Farouk. Granatiere, granatiere, spiega di vista, un secondo ranger mi serve. Quindi se togliessi lui, mettessi un secondo ranger, un leone. Però è sul troppo... non ce n'è facile anche secondo me, quindi possiamo portare secondo me due leoni. È un solito semplice ancora, quindi Farouk è come gatta. Abbastanza rischiosa. Però abbiamo loro quattro che sono esperti, sono un tenente, un colonnello, un maggiore, un sergente, non espertissimi ma esperti. Abbiamo il colonnello di F che è più in alto di così non può arrivare. Tra l'altro lui è il vero proprietario del Braver Track, quindi lo toglierò per ora al signor Gerufin. E tutti con le armi e plasma, quindi andrebbe anche abbastanza bene, a parte il fucile Gauss che non possiamo ancora potenziarlo, però direi che ci sta come cosa. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, namaste, peace.